Questo. Posso dirti? Vabbè, lascia stare, stiamo parlando di una cosa. Tony da Milano, vai. Tony, dimmi. Gli Ultras. Oh, traccia di cazzo, pronto. Dimmi, Tony, dimmi. Davide, stai zitto. No, niente, volevo dire che in tutta questa voi due siete due ipocriti, il gatto e la volpe, oh. Sì. Siete due ipocriti di merda, io la libertà qui possono parlare di Putin, però non dite niente sul caso Assange, e poi quella merda di Parenzo, quel pezzo di merda, leccaculo di Confindustria, la deve smettere di apparirmi in giro. Ah, questo è stalinista, questo è quello anarco-stalinista, questo Tony da Milano. Sì, esatto, così evitiamo per la quarantesima volta che ti devo spiegare il nostro comitato. Ma il quale comitato? Che sei tu? Ma e tua sorella sarete tu e tua sorella tu e tua sorella, perché beh, no, vedi, una trasmissione cagare, sopra va. Posso dire però una cosa, stai zitto, è una trasmissione parla, vai Parenzo, parla. Ma va bene, no, dai, voglio dirti, cazzate, è una trasmissione di merda che succhi il latte dalle tette di Confindustria. Vabbè, dimmi che cosa vuoi, Tony, dimmi cosa vuoi, dimmi. No, niente, volevo dire che siete due merde perché non avete detto nulla su Assange del democratico occidente. I liberali, posso come dire una cosa? Sono una feccia, stai zitto, non puoi dire niente. Come si chiama questo signore qui? Questo Tony da Milano, Tony da Milano. Posso dire che questo Tony da Milano? No, non offendere l'ascoltatore. Ma è un povero cretino, no. Tony da Milano. Gli ascoltatori non vanno mai offesi. Arriva lui, è arrivato a Einstein di via Monterosa, lì via Ma uno che dice che non si offenda, è un povero cretino, dai. Ma Tony da Milano non è un cretino. Non si offendono gli ascoltatori. Tony da Milano è una testa di cazzo internazionale. Quello della NATO. Fermo. Per la tua impresa più. A parte che la creatività in questo caso è dall'altra parte. Comunque, con chi eravamo? Con Tony da Milano, Tony da Milano. Allora, che cazzo vuoi, Tony da Milano? Anarco-stalinista. Parli di guerra in Ucraina. Da che parte stai? Putin? Sei a favore di Putin? No, non sto a favore di Putin. Il discorso è più complesso, testa di cazzo, tu e quel mongoloide amico tuo, David. Questo è pure mezzo di sinistra, parla brutto di mongoloide, eccetera. È una roba pazzesca. Dai, è un modo di dire, cretino. A vabbè, Milano, Tony, scusa, cosa così, vuoi? Vabbè. Dai, dimmi. Testa cosa di vuoi? Cazzo, è da 8 anni che c'è la guerra di stai? Da che parte stai? È difficile, non te lo dico a te, testa di cazzo. E allora che hai chiamato a fare? Non te lo dico. Che cosa hai chiamato a fare, cretino? 8 anni che c'è la guerra lì, 8 anni che tu non fai niente e quella merda di Parenzo non ha detto niente. Pezzi di merda, voi siete i veri assassini degli ucraini, bastardi. Ma chi? Scusa, tu sei signore, David esattamente. Io Parenzo. Ma quella merda di Parenzo, ascoltami. Sì. Parenzo è due notti che mi appare in sogno, infatti io non chiamavo da un mese, ho chiamato oggi. Ma questo è un problema perché tuo. Perché sono due notti. Ma non è un problema mio, è un problema tuo, vergognati, e parla di ma quello sei tu che sai, sei un disturbato. Sei tu ma che sei cagare, una persona disturbata. Io mi auguro che questa tua violenza verbale sia funzionale al fatto che almeno chiamando qui e insultando noi due a non ruota picchi libera, nessuno, dici, non picchi tua madre quando torni a casa, perché la gente così è gente violenta. La gente così è gente violenta. Però il massimo della violenza verbale è nessuna violenza fisica. Però a te secondo me nessuno ti ha mai guarda, se posso permettermi, devi pulire le scarpe. Ma tu Tony da Milano, dai, chiama Sgarbi, fammi andare in tensione con Sgarbi, se hai il coraggio. Gli devi pulire le scarpe. Che cosa vuoi dire a Sgarbi? Ma pulisci il buco del culo, testa di cazzo. Ma cosa vuoi? Anche lui è un liberale del cazzo, chiamamelo subito. Ma cosa gli vuoi dire a Sgarbone? Cosa gli vuoi dire a Sgarbi? Non ho capito. Una volta ho pagato il biglietto per andare a sentirlo parlare di Giotto, di Michelangelo, ha passato 2 ore a urlare, a fare il coglione con tutte le sciure che applaudivano come delle idiote, e io rivoglio i soldi e lui è un liberale del cazzo e non capisce niente. Perché in che senso non capisce niente? Ma perché? Ma cosa gli vuoi dire a Sgarbi? Non ho capito cosa gli vuoi. Aspetta un attimo, gli vuole indietro i soldi, incredibile. Vittorio, scusami, c'è Tony da Milano che ti deve rompere i coglioni su una cosa, non capisco. Tony, parlaci. Oh, coglione! Calma, perché gli devi dare della testa di cazzo? Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi concreto. No, lui, tu! Io rivolgo indietro i soldi perché quando sono venuto a sentirti a parlare di Michelangelo hai urlato per 2 ore e non ho capito un cazzo. Al liceo ho imparato di più dalle tue lezioni, cretino! Ma non sei stato attento, evidentemente. Ma non è vero, sono stato attento! Io ho visto pure dei video su YouTube di Sgarbi, che io chiamo il Vate, nonostante ideologicamente sia completamente all'opposto di me, però quella volta io rivolgo i miei soldi, erano tipo 30 euro, una roba simile, adesso non mi ricordo.
Sì, ma non lo fare scappare dandogli subito del coglione, adesso lo chiamo, l'hai fatto scappare con chiamalo, un palo. Chiamalo, chiamalo. No, ho capito, l'hai fatto scappare, cioè... Cioè, chiama Feltri pure. Ma che c'entra Feltri? Ma chi cazzo sei? Chiunque. Ma va a fare il culo, va. Ma chi cazzo ma sei? Così dai, nervoso? Dai, forza. Sono il cofondatore del comitato narco-stalinista. Ma non sei il cofondatore di nessuno, sei semplicemente comunque, un coglione. Per risponderti alla domanda di prima, coglione, noi del comitato abbiamo deciso di schierarci all'unanimità dalla parte della Cina e del grande compagno Xi Jinping, che è la persona più autorevole e più saggia in questo momento, coglione, non quello scorreggione di merda che neanche si riesce a tenere la merda nel buco del culo di Biden. Ma chi? Porca troia. E poi piuttosto che morire per la NATO io mi taglio le mani. Ma okay, quanti anni hai tu, Tony? Io sono quanti anni? 23, te l'ho detto prima, cioè sei un coglione, c'hai l'Alzheimer, ne ho 23. Sì, sicuramente sono più vecchio di te. Insulto, io non ho capito, tu odi la NATO. Sarebbe di sinistra poi questo qui, ma è una persona veramente avvilente. Ma io sono comunista, non sono di sinistra. Tu sei di sinistra, io sono comunista, è ben diverso. La sinistra ormai è una crocca di guerra fondai. Tu sei una persona, a te da ragazzino t'hanno menato poco i tuoi, poche sberle hai preso. Esatto, sì, quello è probabile. Questo te sì, le dico. Ti piacerebbe. Questo chiama è il tuo Sgarbi, problema. Chiama Sgarbi. Poche sberle hai preso tu. Poche sberle. Oh, chiama Sgarbi. No! Cioè, dicono di no. Allora chiama il rider di Bologna, che io faccio il rider nella vita, a differenza di quelli di sinistra come quella merda di Parenzo che non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Ma non ho capito che cosa c'entra con cosa c'entra con rider, che tu fai il rider, che c'hai contro il rider? Sì, scusa. Faccio il rider, voglio portarlo dalla parte del comitato. Ma noi quale comitato? Una sezione a Bologna. Ma quale comitato? Ci comitato? Sono due compagni del comitato che sono a Bologna. Ma comitato di cosa? Comitato di che? Ma il comitato narco-stalinista. Ma ci comitato narco-stalinista. Basta questi liberisti porci. Basta questi governi tecnici del cazzo. Noi vogliamo un governo popolare come quello della Repubblica Popolare Cinese. Ma un questo è matto, Davide. Questo è serio, non è perfido. Questo non matto. È. Comitati, no. David. Dai, forza. Ciao, Tony. Ciao, ragazzi. Ciao.